Ciao, sono Piero Iovarelli, sono un insegnante di Anusara Yoga e sono molto felice di essere parte di questo progetto. Io mi sono avvicinato allo yoga attraverso la mia donna che ormai oltre 20 anni fa mi ha introdotto al suo maestro spirituale e mi ha incuriosito e un giorno lei tornava dall'India, io le chiesi, ma scusa, com'è questa storia della meditazione? Cosa bisogna fare? E lei molto semplicemente mi disse, ma siediti, ripeti questo mantra e vedi cosa succede. Da quel giorno è partita, è iniziata la mia esperienza nello yoga, ho iniziato a meditare tutte le mattine e da lì ha preso il via il mio corso. Ho scoperto l'Anusara sempre nell'orbita del mio maestro spirituale. C'è stato un certo periodo che John Friend, il fondatore dell'Anusara Yoga, seguiva lo stesso maestro e quindi l'ho conosciuto e da lì ho iniziato a praticare anche con lui, a conoscere la tecnica dell'Anusara, ho iniziato a studiare con lui in un modo molto assiduo e dopo è diventata, diciamo, la mia pratica sia come studente che come insegnante. Anusara è fondamentalmente è una metodologia, è una tecnica, identifico, indirizza un modo di praticare l'Hatha Yoga, così come tanti altri modi. Io amo e pratico yoga e yoga, diciamo, ha diversi aspetti, diverse tecniche, diverse pratiche, cioè la pratica degli asana, la pratica della meditazione, la recitazione dei mantra, lo studio delle scritture, e che è un mondo enorme. L'Anusara è una scuola che aiuta, una tecnica che aiuta attraverso un raffinato sistema di principi universali di allineamento a scegliere o definire, ad esempio, una struttura della pratica che prevede una sequenza di posture, di asana, che prevede l'uso del respiro e tecniche di pranayama, che prevede la meditazione. E nell'ambito dell'Anusara c'è una metodologia che fa sì che pur nella creatività, sia di chi pratica che dell'insegnante, una cosa, un elemento si sussegue a un altro, non in modo casuale, ma in un modo estremamente, una logica ben precisa. E all'interno di questa logica, attraverso il metodo di Anusara, si può esprimere un'enorme creatività. Sicuramente c'è stato, diciamo, l'amore per la pratica dello yoga e un senso di profonda gratitudine per tutto ciò che a me lo yoga ha dato e continua a dare. Quindi quello credo che sia la motivazione principale che mi ha portato poi a scegliere di insegnarlo e cercare di ridare o condividere quella stessa, diciamo, grazia che ho ricevuto con gli altri. Lo yoga è la mia vita, è la ricerca continua, o se volete il desiderio continuo di aumentare la mia consapevolezza, di comprendere chi sono, prima di tutto, chi sono in relazione al mondo esteriore, chi sono in relazione all'assoluto e in ultimo è il desiderio di conoscere, se volete anche un po' di sperimentare quello che poi le scritture dello yoga affermano, cioè che dentro di noi esiste un oceano infinito di conoscenza, di beatitudine, di gioia, di assoluta libertà interiore. Quindi yoga è questo, è una ricerca continua dell'essere.